Allora, dalla trasmissione Amici, di cui devo dire noi abbiamo sempre ben parlato perché è un talent show che mette in evidenza ragazzi e ragazze, cantanti, ballerini, attori, attrici che comunque hanno già un talento da mettere in evidenza. Poi ultimamente, insomma, qualche sfida è stata un po' sopra le righe, però io devo dire che Amici resta comunque una trasmissione importante e ribadisco anche ben condotta da quel grandissimo, straordinario animale da palcoscenico che è Maria De Filippi. Allora, questo è il suo ultimo CD che è già disco d'oro, si intitola L'infinito. L'applauso che vi chiedo è per Luca Napolitano. Eccolo qua, Luca Napolitano da Amici. Ciao Luca. Eccolo qua. Buonasera. Prego, 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 accomodati. Eccolo, eccolo. Caro Luca. Salve. Caro Luca. Che oddio, devi dire a Luca? Se c'è puzza di pesce è Alice, sappilo, io non c'entro più. Per lui comunque non è puzza di pesce, intanto perché Alice è una bellissima fanciulla e poi perché abbiamo detto che insomma tu sei sempre felicemente fidanzato con Alice, che tra l'altro spesso e volentieri lavora anche con te, fate anche promozione insieme. Molto spesso mi diceva Rodolfo Trapannone che sono anche i mass media che vi chiedono, no, di andare insieme da qualche parte per qualche foto particolare. Comunque il rapporto va bene adesso? Abbastanza, direi. Va abbastanza bene. Bene. Beh, insomma, abbastanza bene. Io non lo so, no. No, mi spaventa un po'. No, lui è tranquillo, non morde, non abbaia, è tranquillo, non sporca. Puoi venire un attimo di qua, di qua. Sì, vengo di qua, ma perché? Devo chiedere una mi cosa. Siedo allora, sì, perché qui dovrebbe sedersi Canebba, eh. Ecco, così come. Il signore qui accanto, sì, è venuto con la moto senza casco? Guarda, non lo so, se è venuto con la moto sicuramente ha indossato il casco perché bisogna indossarlo. E allora però i capelli come ce l'ha così? Sembra un Dragon Ball. No, dai. Sì, un po' sì. Ma questa è una pettinatura moderna. E io sono antico, capito? Luca, quanti anni hai tu? 23. A 23 anni ci si pettina così, tu ne hai 97, devi stare con i capelli gelati. Ma sai quanto spendo di botulino io per tirarmi tutto? Senti, però Luca, la tua era una carriera, come dire, un po' predestinata, no? Perché tu da piccolissimo hai subito, come dire, sposato la musica, l'arte, il pianoforte, è stato il tuo primo compagno di giochi. Posso dire che a casa si respirava aria musicale, perché mi hanno inculcato la passione per la musica. Papà canta per hobby, suona il pianoforte, la chitarra come i miei fratelli, e quindi non potevo fare altro che ascoltarli e quindi avvicinarmi sempre di più a questo mondo che si è aperto, almeno per me, nella musica. Perché mi guarda così? Io sto facendo niente. Guardate che io casualmente li ho messi insieme e credo di aver indovinato, perché la coppia mi sembra perfetta. No, guarda, dal punto di vista televisivo. Siamo sicuri che è fidanzato? Sì, sì. Mi guarda. La sua fidanzata si chiama non solo Alice, ma di cognome Bella Gamba. Hai visto? Poi. No, Bella Gamba. No, però poi è arrivato Amici, che chiaramente è un'occasione che bisogna saper gestire, saper sfruttare e saper mettere a frutto, no? E per te è stato sicuramente per me è stata così una vetrina importantissima, perché ringrazio tuttora Amici perché mi ha dato la possibilità di farmi conoscere, di far conoscere alle persone le canzoni che scrivo, le canzoni che canto, e mi ha dato la possibilità di entrare nel mondo, nel panorama artistico musicale italiano. Quindi, senti, come avrai sentito in fase di presentazione, io dico sempre tutto il bene possibile di Maria De Filippi, perché per me tecnicamente è perfetta. Devo dire, a molti magari non piace, però tecnicamente io la ritengo una presentatrice perfetta, con i tempi giusti, soprattutto quando fa Amici, perché lì lei entra quando deve entrare, non entra quando invece sa di poter magari essere di troppo, e quindi è bravissima. Tu eri un po', non dico il preferito, però insomma Maria ti voleva bene, no? Sì, almeno dico, questa è la sensazione che avuto noi da casa guardando il programma. Lei segue un po' tutti noi come se fossimo tanti figli, quindi segue abbastanza. Non ne usciamo stasera. Senti, vatti a mettere con tua sorella dall'altra parte. È troppo facile fare successo quando il nonno è presidente della Repubblica, napoletano. È troppo facile. Io, se ci avessi mio nonno presidente della Repubblica, sarei. Quello è Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica. Ah, non è parente? No, capito.
Non lo offendiamo. No, che offendiamo? Il presidente. Anche se siete campani tutti e due, se non sbaglio. Sì, tu sei di Avellino, quindi insomma, vabbè. Alla e quindi comunque sopra con Maria c'era un bel feeling, no? Sì, devo dire. Tu che... lo sei anche meritato sul campo, sicuramente. Hai fatto anche la sigla per parecchio tempo di, sì, di Amici. Che è stata data, donata da Gigi D'Alessio. Esatto. Quindi devo veramente tutto ad a Maria, che mi ha dato la possibilità di farmi conoscere. Poi dopo 5 anni di provini sono riuscito finalmente a farmi notare, perché era difficile, è stato difficile, poi avendo fatto animazione Guarda, ormai mi ha riguardato, sì, e tu eri completamente girato dall'altra parte. Io stavo guardando lui là. È terrorizzato quasi dalla tua presenza. Ma perché? Perché i capelli poi mi diventano dritti pure a me, così. Sarà la giacca, non lo so. Tu hai mai provato a fare Amici? Io? Eh? No, solo Nemici, cioè l'ambiente. Vabbè, comunque, insomma, è andata bene. Luca, ti stai preparando anche per un tour. Il tuo infinito, anzi l'infinito, edito da Warner, ha vinto già il disco d'oro, quindi insomma, in un momento in cui i dischi se ne vendono pochi, mi pare che Luca Napolitano sono sta fortunato. Sconvolgendo. Quante copie sono il disco d'oro? Sono 7-8 copie. No, dai, sono 25, 50.000. 50.000? 35.000. 35.000. Applauso, 35.000 copie, dicevi, in un momento in cui non si vendono dischi, è un grande successo. Lo sentiremo tra un po', l'infinito. Quindi non finisce più. Che cosa? All'infinito siamo qua, poi dopo ce l'andiamo. Senti, ma Don Antonino dov'è? Si collega con la parabola. Io vado c'è, su, c'è, porto c'è. La parabola. Che certo, hai fatto? Come no. Porto la parabola, siccome c'è la suora e c'è la parabola. No. e suora Ausilia, le chiedo scusa. Suora Ausilia. La libero subito. Sì. Come si chiama invece? Suora Ausilia? E Padre Domenico. Padre Domenico. Oggi è mercoledì, mancano 4 giorni, poi dopo festeggiamo. Vabbè, dicevo, a proposito di dischi, un altro giovanissimo che vende tanti dischi è l'ospite che sto per presentarvi.